Buon day, benvenuti in questo nuovo video. Lasciate già un bel mi piace. Oggi sono qui con mia sorella. Visto che lo scorso episodio dell'Aimai vi è piaciuto un sacco, quello insieme a mia sorella, appunto, che ha raggiunto quasi 1 milione di visualizzazioni, oggi ho deciso di riproporvene un altro. Quindi vi ho chiesto le domande su Instagram. Se non ci seguite, andate a seguirci. Domande da Io più strano di Giuseppe, trattino basso, barbuto e. Martina, doppio tratto basso per Ok, non dilunghiamoci troppo, corriamo subito a rispondere alle question, alle domande che ci avete fatto. Inizia tu, prendi una domanda. Mi raccomando, trovate il merchandising Petacolo, sia le felpe vecchie che le felpe nuove, in descrizione e nel primo commento. Acquistatele. Yumikigai chiede: hai mai bevuto col naso? Io ci ho provato, sì, non è stato Io no. bello. Io ci ho provato, non è stato bello. Ok, cioè, pensa che c'è uno che è diventato famoso, sì. Sì, quello Te lo là. ricordo. Oh, porco, sai che fa uno stallo. Carla Staffiere, hai mai fatto una puzzetta addosso alle persone? Sì, è successo. Che schifo, no? Una volta ho svegliato un mio amico facendogli una scoreggia in faccia. Hai mai marinato la scuola? Mi saluti, sono Michela. Ciao Michela. Sì, è successo. Chi non l'ha mai fatto? No, marinato senza che mamma lo sapesse, no. Io sì. Però uscita al posto di andare a scuola, così sì. Noi avevamo appuntamento fisso alle superiori. Ogni tanto marinavamo la scuola, andavamo tutti a casa a giocare alla PlayStation. No, ovviamente non fatelo. Francesco Carlini 03, rotto qualcosa di prezioso in casa. Sì. Cosa? No, La casa. quello che mi ricordo proprio perché ci sono rimasta male anch'io è stata la sua bomboniera della comunione. Oh. Sì, l'ho rotta con un palloncino, perché stavo Come un giocando. palloncino. Ho lanciato il palloncino è andato addosso alla bomboniera, la bomboniera è caduta. Ah, grazie, grazie. Io Vabbè, invece, tanto ne avevi un'altra. per sbaglio, una volta, non so per quale assurdo motivo, feci passare il mio cane dalla finestra al balcone, o dal balcone alla finestra. Comunque c'era un soprammobile di mamma e l'ho spaccato. Poi quando abbiamo fatto uno scherzo alla mamma che trovate sul canale, che abbiamo fatto scoppiare i petardi in casa, assurdo, Sì, è caduto l'orologio, quello si è appeso al muro e rotto. si è rotto, e altre cose, vi ho E spaccato un po' di cose. si stava pure rompendo la mensola. La mensola. Poi la mensola si è rotta dopo. La trattino basso Noe, hai mai nascosto qualcosa a tuo fratello? Per Martina, rispondo anch'io. Sì, ho nascosto qualcosa a mia sorella. Cosa? Tu cosa? Io? Toh, devi leggere la prossima domanda. Alice Levratti, baciato una maestra dell'asilo. No. Non si vede tanto il mio no. Neanche il mio sì, è la verità. Però vabbè. No, assolutamente no. Io mi ricordo di una maestra all'asilo, cattivissima. Sai che c'era l'ora del pisolino all'asilo, ecco. Sì, io avevo una maestra all'asilo che mi picchiava durante l'ora del pisolino, perché io non avevo mai sonno all'asilo e le dicevo non voglio dormire e mi picchiava. Non me ne rendevo conto che fosse sbagliato. Poi dopo qualche anno, sì, infatti l'ho fatta licenziare. Cattiva. Anna Covito 97 chiede: hai mai fatto il solletico a tua sorella? No, è una cosa che non si fa. È una cosa che non si fa il solletico, soprattutto qua sui fianchi. Dai. Asia planamente, hai mai cagato? No, è No, no, planamente, sì, no, no. planamente. Io no, non faccio la cacca. È una cosa che non ho mai fatto. Prima o poi Ma arriverà il non si momento. para, Prima o poi arriverà il momento giusto, il momento in cui farò la cacca. Per ora me la tengo qui. Me la tengo qui. Rossini, trattino bassa Aurora, hai mai fatto sesso in un bagno di un ristorante? Ti amo. Mi puoi salutare per favore? Ciao! No, io nei bagni, i bagni dei ristoranti non li frequento. Non li frequento, io la cacca la faccio solo a casa, quindi non ci vado nemmeno nei bagni del ristorante. Non li frequento, diciamo. Ho smesso di frequentarli. SLG, Sì. hai mai risposto Spettacolo. al tuo tua prof? Sì, ho risposto. Ogni volta che mi facevano un'interrogazione dovevo rispondere a questi professori e a questi professoressi, diciamo. Tu? Sì, tante volte. Capita. Quando ti fanno una domanda devi rispondere.
Viviana Osda, hai mai pensato qualcosa di perverso su tua sorella o tuo fratello? No. Non vi pare. Non sarebbe sarebbe da persone malate. Ho qualche malattia nel cervello, ma ancora questa non ci sono arrivata e spero di non arrivarci mai. Alessia Guarnuccio, hai mai limonato? Mi saluti, mi chiamo Alessia. Ciao Alessia. Hai mai limonato? Che sì, cosa vuol dire? Bere la limonata con qualcuno. Ah sì. No, no. No, la limonata non è una cosa che mi piace. Sì. Giulia Chizzolini, vi siete mai ubriacati? Sì, è successo. Laretta La chiede, hai mai cagato fuori dal water? No. Anzi sì. Sì, non so perché voi abbiate questa fissa con la cacca, però vi risponderò. Sì, capita, a volte faccio la cacca nella turca e non c'entro il buco. Ovviamente sto scherzando perché non faccio la cacca fuori da casa mia e a casa mia per fortuna ho il bidet, la faccia. Ho come si chiama? Il vate. Non ho la turca. Mi raccomando ragazzi, durante questo video commentate con hashtag hai mai, fateci altre domande perché quasi sicuramente faremo un terzo episodio. Giuse My Smile, hai mai sputato in faccia a qualcuno? Ciao Eleonora, perché mi ha detto mi saluto, mi chiamo Eleonora. No. Sì? Sì. A chi? Quando mi fa uno mi ha fatto arrabbiare, gli ho sputato in faccia. Infatti lei si fa chiamare Lama. Ci sarà un motivo. No, non è per quello che mi faccio chiamare Lama, dai. Perché ti fai chiamare Lama? Ti piacciono i Lama? Come fanno? Rachele, trattino basso d'Alessandro. Hai mai provato attrazione per qualcuno della tua famiglia? Allora, voi oggi avete la fissa per la cacca e per, diciamo, pensieri, attrazione per quelli della mia famiglia? No, no. Non so perché abbiate questi dubbi, ma no. Non ho mai provato attrazione per mia sorella o per mia mamma, figuriamoci per mio padre. Chiara trattino basso gross 1. Hai mai volato in aereo? Se sì, per andare dove? PS, mi saluti. Ciao Chiara. Sì. Dove siamo andati? Siamo andati a Londra, in Calabria, un po' in giro per l'Italia io, alle Isole Canarie in Spagna. Poi? Io basta. Basta. Tebrean Giulia 12. Sì. Hai mai leccato il cesso? Lui sì. In un video di io sì. In uno dei miei primi video, quando facevo facevo dei video tipo questi dove rispondevo a delle domande, mi avevano detto di leccare la Nutella sul cesso. L'ho fatto. Ovviamente ho disinfettato, sì, il cesso con tutto, qualsiasi cosa, anche col colluttorio. No, non l'ho mai visto disinfettare qualcosa in tutta la sua vita. Però sì. Allora, è partita la stufa, quindi urleremo per rispondere a queste ultime domande. Giorgia ci chiede, hai mai avuto ora delle crush? In questo momento no. O sì. Ah. O no. Boh. Io sì, per biondo. Ah, per biondo. Jux, trattino basso, 07. Scusate se urlo. La stufa si sta spegnendo, quindi possiamo tornare a parlare normale. Hai mai bestemmiato davanti a tua mamma? Prossima domanda. Mary 2005. Ciao Mary. Fatto fuga. Che senso fatto fuga? Scappata di casa, tipo. No? Scappata di casa? Io sì. No. C'è una cosa che nessuno sa della mia vita, forse nemmeno mia sorella. Ma quando avevo 16 anni è successo che mi feci i dilatatori. I miei genitori non la presero bene e io scappai di casa. Furono giorni duri, sì. Giorni difficili, perché... Quanto sei stato via, scusa? 2 giorni. Furono giorni difficili, ragazzi, ha rischiato di morire. Mangiai kebab per 2 giorni. Mangiai solo kebab per 2 giorni, perché avevo pochi spicci appresso. E quindi... Che storia, ragazzi. Mangiai kebab, sì. Tornai a casa senza dilatatori, ma con tanti brufoli. Mi arresi. Pensare che adesso ho una nana statuata sul collo. Spettacolo. Benissimo. Sì.
questo video vi sia piaciuto, lasciate un commento, mi piace, condividete il video con tutti i vostri amici, commentate con hashtag nuovo iscritto se appunto sei un nuovo iscritto, appunto siete dei nuovi iscritti. Lo vuoi fare tu? Sì, commentate con qualche domanda ai mai, con l'hashtag ai mai, ragazzi, perché perché probabilmente ci sarà un terzo episodio con me, perché so che mi volete, quindi ci sarà un terzo episodio. E niente, mi raccomando, lasciate un piace. Sì. E iscrivetevi. E vi voglio bene. Anch'io. Mi raccomando, link in descrizione per le felpe, petacolo. Ci andai in petacolo, che è il più bello di tutti. Assolutamente. Questa è l'unica cosa giusta che ha detto in tutto il video. Non è vero! Mettete, trovate in descrizione nel primo commento il link, acquistatelo, mandatemi lo screen su Instagram o pubblicate la foto che io ve le riposto. E niente, ci sono. Niente. Ciao!